Fu Radicale al congresso dei radicali italiani del 2011. Siamo in compagnia di Andrea Spinetti, come possiamo vedere dal suo accredito giallo, quindi iscritto radicale, iscritto a Radicali Italiani, portavoce e già presente su TV Radicale con una trasmissione con cui ci ha fatto conoscere una vicenda particolarmente triste che riguarda tutti quanti coloro che sono stati contagiati a seguito di trasfusioni da sangue infetto, trasfusioni avvenute all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi ospedali e quant'altro. Abbiamo avuto una trasmissione appunto su questo dedicata a TV Radicale qualche settimana fa, ma ci sono stati appunto degli aggiornamenti, quindi in qualche modo come filo conduttore prendiamo l'occasione in questo congresso di dare questi aggiornamenti per sapere un pochino come si sta evolvendo anche a livello processuale la vicenda. Sì, allora intanto saluto tutti i telespettatori di TV Radicale. Sì, l'aggiornamento che ci porta alla vicenda del sangue infetto in questo momento registra due fatti importanti. Uno, diciamo prettamente di partito, riguarda l'iniziativa della nostra senatrice Donatella Poretti, che ha presentato circa una settimana, 10 giorni fa, una interrogazione a risposta orale, che ha da definire in questa interrogazione se effettivamente gli accantonamenti preposti dalla legge finanziaria del 2007 dal governo Prodi e la transazione portata avanti dal governo Berlusconi dal 2008 in poi abbia finalmente partorito il topolino, cioè si sia riusciti ad arrivare a una conclusione positiva perlomeno per questi 7.000 persone che sono in transazione da 4 anni. Le notizie che giungono sono non buone, nel senso che il parere dell'Avvocatura di Stato, che non è un parere vincolante ma un parere di parte, pare abbia influenzato il Ministero nell'orientarsi nell'emanazione di questo decreto. Quindi l'introduzione della prescrizione, termine di prescrizione previsto nei 5 anni, che di fatto pregiudicherebbe dell'80% delle persone di poter andare incontro a un diritto che è stato ormai stabilito dalle numerose sentenze che la Cassazione e i tribunali ordinari hanno stabilito, cioè la responsabilità per queste infezioni dal 70 ad oggi. Responsabilità che non è solamente del Ministero, è una responsabilità che tocca anche quella delle aziende, o meglio dell'azienda che in questo momento detiene il monopolio del mercato del sangue in Italia, monopolio del sangue garantito da una legge del 1990, cioè antecedente allo scandalo Poggiolini, perché la famosa legge del 2005, la 268, che doveva mettere in sicurezza il sangue stabilendo dei criteri e dei protocolli di controllo sulla lavorazione, trasformazione e lavorazione di plasma e emoderivati, è ancora in attesa di ricevere i decreti attuativi che consentano appunto la messa in sicurezza. Questa situazione di stallo, che non è una novità per quanto riguarda il fenomeno Italia, ha generato, come ripeto, un monopolio di fatto da parte di un'unica azienda che va avanti da più di 20 anni e che inizia in un periodo precedente allo scandalo Poggiolini. In sostanza, che cos'è che vuole, cosa ci sta dicendo lo Stato a noi malati che aspettiamo da anni una risoluzione positiva? Non mi prendo la responsabilità di caricare sulle casse dello Stato questo esborso perché ritengo di avere ragione nel sostenere questo spazio prescrittivo. Diverso però è l'orientamento dei tribunali, perché i tribunali invece continuano a condannare lo Stato e continuano a condannarlo a risarcimenti ben superiori rispetto alla miglior forma di decreto che si potesse immaginare nei confronti di queste vittime del sangue. Al punto che stiamo preparando un documento che sarà pronto circa entro un mese e che spero di riuscire sicuramente a portare in visione a tutto il mondo radicale, che si è dimostrato sensibile a questa che io ritengo essenzialmente una battaglia di civiltà, cioè quindi una battaglia che tende a riportare giustizia in un sistema illegale dal quale poi si trovano teatro le famose Shoah, e questa è sicuramente un'altra Shoah presente nel nostro panorama.
Quindi l'obiettivo è quello proprio di creare un documento che dimostri di che entità avrebbe l'impatto economico nelle casse dello Stato nel non andare in transazione, cioè nel non addivenire a un tavolo di trattativa che da un lato restituisca dignità a queste istituzioni che per troppo tempo hanno dimenticato questi cittadini, e ancor più un recupero della dignità di questi cittadini stessi che oggi hanno necessità di questi soldi nella stragrande maggioranza dei casi per curarsi. Possiamo dire numericamente di quante persone sono coinvolte come vittime? I dati non sono purtroppo veritieri e aggiornati, perché lo Stato non si è mai preoccupato di dimensionare il problema, come non si è dato disponibile a mettere in sicurezza il sangue, quindi c'è tutta una serie di complicanze, di responsabilità che portano ad oggi a una quantificazione. Noi abbiamo come vittime fornito circa 100.000 infettati che nessuno ci ha mai confutato, ci ha mai messo in discussione. Di sicuro le persone che percepiscono oggi la legge 210 con un indennizzo equo solidale che lo Stato approntò nel 1992, cioè nel pieno periodo di scoppio dello scandalo, ad oggi conta 49.000 persone, cioè 49.000 persone che sono riuscite a stabilire un nesso causale tra le patologie contratte e le trasfusioni o gli emoderivati utilizzati. Senza considerare tutti quelli che avevano sì magari il nesso causale, ma non sono stati ammessi perché è caduto in prescrizione il loro diritto. Quindi siamo di fronte a una soluzione che dal punto di vista legale e giuridico pone lo Stato in una posizione di vantaggio. E quello che noi vittime e i radicali cercano è un intervento politico che bypassi tutte queste difficoltà che poi alla fine sono frutto proprio dell'inerzia delle istituzioni stesse. Andrea, qui in congresso tu interverrai anche con un contributo, un intervento in sede plenaria, in assemblea plenaria sull'argomento? Se riusciamo a mantenere il numero, cioè il programma di interventi è molto fitto, poi oggi vedo che è arrivato Marco, quindi presumo che un po' di spazio se lo prenda giustamente anche lui. Sono 80esimo, ne hanno fatti 40, quindi ne ho ancora 40 davanti a me, spero di riuscire a fare un intervento entro domani. Ok Andrea, se non hai altri aggiornamenti da darci, c'è anche altre cose? Direi che per il momento la situazione d'aggiornamento è questa. Bene Andrea, allora ti diamo appuntamento ovviamente su tvradicale.it per ulteriori aggiornamenti, come abbiamo fatto, e come diamo appuntamento a tutti coloro che ci stanno seguendo per rendersi edotti di questa vicenda drammatica e anche di tutte le altre che abbiamo trattato su TV Radicale. Ti auguriamo buon intervento, buon congresso, grazie. E grazie. Grazie a voi ancora. Grazie. Ciao.